No, basta che dici nome e cognome. Mauro Melluso, Gruppo Abele, responsabile di un'area di servizi rivolta all'accoglienza di donne con bambini o uomini in situazioni di precarietà, marginalità e di fragilità delle relazioni intrafamiliari. Ecco, il Gruppo Abele è una delle due sostanzialmente o poche associazioni che si occupano anche con un focus particolare dei maltrattanti, cioè di coloro che sono soprattutto uomini e che commettono violenza sulle donne. Qual è il vostro tipo di lavoro? Che cosa è necessario? Ma allora, innanzitutto la nostra riflessione è nata dall'incontro con le donne, dal pensare che non è possibile intervenire efficacemente su questo fenomeno se non si incontrano anche gli uomini e non si aiutino gli uomini, perlomeno gli uomini, quelli che incontriamo noi sono quelli che hanno volontà di provare ad agire sulle proprie parti aggressive, sui propri agiti aggressivi, quindi che se non si parte da lì, dall'incontro con questi uomini, non si può lavorare a 360 gradi su queste tematiche. Noi incontriamo degli uomini che ci chiamano, che ci vengono segnalati, e con loro innanzitutto mettiamo in atto un percorso di consapevolezza sui propri agiti, sul proprio vissuto, proviamo insieme a loro a rinarrare le loro storie assumendo un senso di responsabilità che possa implicarli in un cambiamento. Quindi. Ecco, come associazione, oggi si parla di politiche attive, quali sono le politiche attive necessarie, come associazione voi che cosa vedete come necessario per attuare delle politiche efficaci e diminuire gli episodi di violenza? Ma allora, noi pensiamo che sia importante adottare l'ottica della complessità, quindi appunto ragionare in termini ampi e complessi. Aiutiamo quindi le donne e i bambini, ma soprattutto per noi la protezione è anche quella di riempire di umanità le loro vite, quindi di riappropriarsi di relazioni vere, non solo quelle magari che si hanno sui social, ma relazioni fatte di incontri di persone. Abbiamo tantissimi volontari che mettiamo in campo. Pensiamo che sia importante aiutare i ragazzi più giovani a maturare uno spirito critico che possa far mettere in discussione alcune questioni, alcuni stereotipi, quindi per noi è fondamentale un intervento che implichi più parti, quindi che si rivolga ai bambini, ai giovani, alle donne e agli uomini.